collega Silvia ha già detto tanto sui cluster, quindi provo ad andare un po' per differenza mettendo in luce alcuni aspetti che ci caratterizzano tutti o alcuni aspetti che caratterizzano proprio il cluster industrie culturali e creative. Siamo un'associazione no profit, riconosciuta anche come associazione dalla Regione Emilia-Romagna. Gran parte dei cluster, compreso noi, siamo certificati ESCA e quindi riconosciuti anche dalla comunità europea come sistema di gestione per l'innovazione, e come cluster industrie culturali e creative siamo anche stati riconosciuti come una buona prassi a livello europeo per il supporto all'ente locale, in questo caso proprio la Regione Emilia-Romagna, nella definizione delle S3, e in questo caso a livello europeo siamo l'unico cluster sulle industrie culturali e creative che è stato riconosciuto con questa particolarità, e questo per mettere in evidenza proprio questa sinergia che c'è fra Regione Emilia-Romagna e il sistema dei cluster, che ha permesso di far nascere e sviluppare quelle che sono le strategie di specializzazione intelligente. Banalizzo quel documentone che la Regione consegna in Comunità Europea per poter avere i fondi con cui gestisce ad esempio i bandi che erogano i contributi, tipicamente FESR, FSE, eccetera. Non vuol dire che quel documentone l'abbiamo scritto noi, ma gli input sulle keyword, sulle tecnologie, gli indirizzi, le priorità strategiche, gli orientamenti, l'interesse del territorio è nato proprio dai tavoli di lavoro dei cluster, perché il cluster, oltre a essere un'organizzazione, fondamentalmente vive delle attività dei propri associati che si riuniscono e si ritrovano sul nostro stimolo, sul nostro input e sviluppano queste idee. Su cosa facciamo in buona parte è già stato detto, e anche sul fatto che in parte viviamo dal punto di vista economico grazie alle quote sociali, ma soprattutto grazie ai contributi che ci vengono riconosciuti attraverso i bandi sia dalla Regione Emilia-Romagna che da eventuali altri enti, ma sempre su progettualità che caratterizzano i cluster in quanto tali. Non sviluppiamo al nostro interno attività di ricerca, non eroghiamo attività di formazione, non facciamo queste attività, ma diamo un supporto a comprendere, ad esempio nei percorsi di formazione, di quali possono essere le competenze che fra 3, 4, 5 anni saranno indispensabili nel tessuto imprenditoriale della Regione Emilia-Romagna o dentro al vostro museo, in modo tale che ci si possa attrezzare per tempo per creare queste competenze o nelle figure che già seguono le vostre realtà o nei nuovi ragazzi, nelle nuove ragazze che poi entreranno a far parte dei vostri team. Perché questo? Perché, come si diceva prima, al tavolo di lavoro siede l'ente, il museo, il laboratorio di ricerca, chi si occupa di tecnologia, e quindi da una parte c'è la consapevolezza di qual è il bisogno formativo imminente, dall'altra parte c'è la consapevolezza di quali sono le tecnologie che si stanno affermando sul mercato e che molto probabilmente dovrete gestire nel prossimo futuro, ma ci sono anche gli enti di ricerca che stanno creando le nuove tecnologie e hanno ben presente che cosa vorrà dire far evolvere quelle tecnologie e che come dovranno essere gestite fra 4, 5, 6 anni, e quindi in qualche modo riuscire a creare e condividere quelli che possono essere i percorsi necessari per mantenere aggiornati queste competenze. Cluster, il nome è ovvio, siamo in Regione Emilia-Romagna, tutto ciò che finisce per ER significa Emilia-Romagna. Siamo, come tutti i cluster, un centinaio di soci, 115 in particolare, anche nel nostro caso la prevalenza sono piccole e medie imprese, la sezione che vedete qui giù in giallo. Nasciamo anche noi come piccola entità, anzi forse come cluster industrie culturali e creative eravamo proprio i più piccoli, perché è già da tanto tempo che la Regione Emilia-Romagna vede come priorità le industrie culturali e creative, ma su altri settori si è iniziato un pochino prima e quindi l'attenzione al tema della ricerca come ambito di sviluppo per questo settore siamo un pochino di rincorsa, ma siamo nati prevalentemente come laboratori
di ricerca ed enti e centri per l'innovazione e per il trasferimento tecnologico. L'input che abbiamo avuto dalla Regione è quello di evolvere, ampliando la compagine sociale verso le imprese e verso gli enti che più ci rappresentano. Ovviamente, come cluster industrie culturali e creative, visto che appunto rappresentiamo anche le filiere legate alla cultura e alla creatività, non solo le imprese, ma nel nostro caso sono strategiche quelli che negli altri cluster banalmente vengono chiamati altro e che tipicamente rappresentano una piccola percentuale, nel nostro caso invece rappresentano più di un quarto di quello che è la nostra compagine sociale, che fondamentalmente sono enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, c'è qualche comune, qualche ente che si riconosce proprio nel cluster come strumento di lavoro, come opportunità di sviluppare nuove idee progettuali. Qui qualche esempio per darvi l'idea proprio di chi sono quelli che in generale nei cluster della regione Emilia-Romagna vengono definiti altri, ma nel nostro caso, nelle industrie culturali e creative, non sono altri, ma sono degli anelli strategici delle filiere delle industrie culturali e creative, se non l'anello più importante di queste filiere. Cosa facciamo? È già stato detto, mi permetto di fare due esempi per così un po' banalizzare anche il percorso dell'Open Innovation. Dicevo prima che abbiamo dato una mano alla Regione Emilia-Romagna a definire le S3, quindi le strategie di specializzazione intelligente, e questo per i soci del cluster è la parte più noiosa, meno interessante, tutto sommato, quando poi iniziamo a lavorare, iniziamo a entrare nel merito di quali possono essere delle idee progettuali, alla fine il gruppo di lavoro evolve sempre verso nuove opportunità, nuove idee, nuove progettualità, ed è da lì che nasce, diciamo, la componente, quella meno istituzionale del cluster, ma molto di interesse per quelli che sono gli associati, che vuol dire ideare opportunità nuove, proprio dalla collaborazione che ci sono fra i soggetti che si siedono all'interno di questo tavolo. E quindi banalmente vuol dire partecipare ai bandi europei, vuol dire sviluppare delle progettualità tecnologiche con la serenità di avere di fianco qualcuno che mi supporterà in tutti gli incidenti che avrò nel maneggiare queste nuove tecnologie, da quelle che venivano citate prima a quelle anche più futuristiche che magari i ricercatori sono bravi a gestire e con cui giocano molto volentieri, ma nel vostro caso, oltre a giocarci, bisogna anche scaricarlo a terra, che vuol dire anche gestirlo, mantenerlo, renderlo fruibile, renderlo funzionante giorno per giorno per la vostra struttura, per i vostri clienti, per i vostri fruitori. E quindi questa doppia chiave di lettura, cioè da una parte la componente più istituzionale, dall'altra parte quella più operativa, sono poi le forze che danno l'energia alle persone che ruotano intorno al cluster nel continuare queste tipologie di attività. Lo facciamo sulle attività di ricerca, lo facciamo, come si diceva prima, sul tema della formazione, lo facciamo sull'innovazione, lo facciamo sulla parte organizzativa. Ci sono tavoli verticali e quindi c'è anche ovviamente il tavolo musei all'interno del cluster, dove si siedono non solo i musei che sono soci del cluster, ma si siedono anche i laboratori di ricerca che hanno fatto esperienze con i musei e che hanno proposte, idee, stimoli, e a volte dobbiamo farli volare un pochino più bassi rispetto alle proposte che portano, però anche questo è interessante nel cercare di capire effettivamente come poi far sviluppare delle nuove progettualità. Anche sul tema della internazionalizzazione, chiedo scusa, me ne stavo dimenticando, è un aspetto su cui lavoriamo molto, non vuol dire solo fare promozioni in ambito internazionale del vostro museo, ma vuol dire anche creare partnership a livello internazionale per capire come dare ulteriore valore al contenuto del vostro museo, come creare delle opportunità di collaborazione, anche coinvolgere modalità diverse di gestione, persone diverse in grado di portare competenze diverse all'interno della vostra struttura. E quindi per noi l'internazionalizzazione vuol dire di nuovo
vedere le buone prassi che ci sono in ambito internazionale per strutture equivalenti alla vostra, non necessariamente guardare ai big 10 che ci sono in giro per il mondo, ma anche vedere come i diversi territori hanno saputo valorizzare al meglio strutture equivalenti alla vostra. Come cluster, ovviamente, dicevo, lavoriamo anche nel definire delle priorità. Sono nate prima le value chain del cluster stesso, e le value chain non sono altro che dei gruppi di lavoro all'interno del cluster che portano contenuti specifici su alcuni ambiti di interesse. Lavoriamo anche come priorità in generale sulle industrie culturali e creative, perché la contaminazione fra le diverse anime del cluster per noi è un valore aggiunto importantissimo, cioè vedere come certe tecnologie vengono utilizzate in certi ambiti e come questi ambiti possono insegnare a voi musei come gestire al meglio certi percorsi, certi modelli organizzativi, l'utilizzo di tecnologie, il rendere fruibile certi contenuti a certi target, a certe tipologie di utenza, come invogliare i più giovani, i più anziani, eccetera. E questo lo si fa anche vedendo passatemi il termine, le buone prassi che ci sono nei settori affini e come questi si sono affermate e dove sono stati casi di successo e soprattutto dove sono stati casi di insuccesso, perché da lì, se poi è quello del vicino, l'insuccesso è ancora meglio, perché vuol dire che l'ha avuto lui e io porto a casa i benefici, ma questo sta nel gioco del collaborare e nel contribuire all'interno dello stesso tavolo. Questi sono alcuni esempi di obiettivi strategici generali che erano nati insieme al cluster, giusto per dare l'idea, insomma, che ci sono aspetti di carattere molto generale come aspetti molto verticali. Ovviamente lavoriamo molto sui singoli tavoli, non è oggi il momento per farvi vedere qual è le N slide che ci sono per ciascun tavolo su quali sono le priorità e come questi possono contaminare anche il vostro settore, ma l'obiettivo di oggi è vedere assieme qualche esempio, più per, non voglio essere esaustivo, non voglio fare un percorso strutturato o anche perché rischierei di diventare veramente molto pesante, veramente molto noioso, ma dare solo qualche spunto così di riflessione per un po' scherzarci sopra e un po' per attivare quello che è la fase successiva del pomeriggio e quindi essere voi a raccontare la vostra esperienza o raccontare quelle che sono le vostre esigenze o quelle che sono le vostre aspettative nell'ipotetica partecipazione a tavoli di questo tipo. Quindi vado con qualche esempio anche così in modo disordinato. L'Università di San Marino sta lavorando ad esempio su un'idea di progetto che lega il patrimonio interrato, così lo definiscono, dei siti ai musei archeologici. Questo vuol dire far emergere gli oggetti archeologici interrati e mettere in relazione quelli collocati all'interno del museo al loro luogo di ritrovamento. È banale come cosa, cioè non c'è niente di nuovo, lo fate tutti i giorni. Il tema è come creare questo link, magari informatizzando, utilizzando le nuove tecnologie, in modo tale da rendere fruibile il vostro contenuto anche a chi non viene direttamente al vostro museo, o viceversa, rendere fruibile il vostro contenuto al vostro museo e quindi rendere interessante la visita al vostro museo per chi in qualche modo passa per certe zone o vedi certi siti archeologici. Prima, mentre aspettavamo e vedevamo l'opportunità di fare una visita dal casello dell'autostrada e quindi creare dei link interessanti per rendere accessibile e fruibile quelli che sono dei contenuti. In questo caso spingendo molto sull'aspetto digitale, creando questo link sia dal punto di vista dei contenuti, ma soprattutto dal punto di vista della fruizione di questi contenuti. Perché ormai, soprattutto chi lavora nel mondo della ricerca, o i fornitori di tecnologia, quando si parla di digitalizzazione, danno per scontato che ormai c'è qualunque strumento, qualunque tecnologia per fare la digitalizzazione. L'importante è avere chiaro come voglio rendere fruibile questi contenuti e a quel punto decido come andare a digitalizzare, cosa digitalizzare e a questo punto con quali tecnologie, quali competenze e quali infrastrutture mi servono, e quindi ciò che avrebbe detto la nostra collega di Innovate,
come rendere sicuri, come rendere affidabili, come evitare intrusioni e quindi la cyber security e tutto quello che ci sta dietro. Ma queste sono scelte progettuali tecniche che sono figlie di quella che è la vostra strategia nel rendere fruibile quel contenuto, anche banalizzando con scuse di questo tipo, che però vuol dire creare pubblico, creare fruibilità dei vostri contenuti. Questo è sono un gruppo invece di nostri associati che hanno iniziato collaborando su un progetto, fra l'altro finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, stiamo parlando di ricerca e innovazione fatto proprio nel vostro settore, e partendo dalla diagnostica predittiva alla digitalizzazione stanno evolvendo questo percorso, visto le esperienze che hanno fatto in questo primo progetto, verso il metaverso, e qui anche si nota il passaggio da digitalizzo a mi preoccupo di come rendere fruibile quel contenuto e poi decido come digitalizzare, cosa digitalizzare e cosa rendere strategico all'interno della mia struttura. Fino a stanno già immaginando come attraverso queste tecnologie evolvere verso un sistema integrato e georeferenziato di guide virtuali di musei, quindi vuol dire non il progetto vostro, del singolo museo, ma un progetto di sistema in cui voi siete ovviamente un attore fondamentale insieme ad altri attori, e questo può essere un'altra modalità che spesso nasce all'interno dei gruppi di lavoro del nostro cluster, cioè a volte nasce l'idea progettuale super fighina del singolo museo, magari legata a un contesto particolare, a un aspetto molto verticale. Spesso nascono idee di interesse collettivo che vengono anche sviluppate assieme, questo vuol dire creare anche massa critica dal punto di vista delle competenze, della gestione, delle tecnologie e tutto quello che si diceva prima. Gamification, questa è una delle parole che va più di moda all'interno del nostro cluster, cioè utilizzare queste tecniche per rendere fruibili dei contenuti. L'abbiamo visto in tanti aspetti, e qui un paio di nostri associati hanno lavorato a questo esempio. Dopo ovviamente la regione vi invierà le nostre slide, se potete andare a scurriosare e vedere. Sappiate che dietro a tutto questo ci sono micro aziende anche, ma con delle competenze molto verticali, fra l'altro che sono in regione con noi, oltre che essere nostri associati. E dove c'è la componente più tecnologica, ma la componente anche più comunicativa. Tecnoscienza è una società che fa solo comunicazione, e questo secondo me è un aspetto di nuovo che dà l'idea di che cosa vuol dire creare un kit di competenze per sviluppare delle nuove progettualità. Interactive design, questa è un'altra esperienza interessante legato a cosa succede ad esempio nel momento in cui acquisto un biglietto per visitare un museo e che cosa ricevo immediatamente per in qualche modo fidelizzare quel cliente, creare un minimo di background per capire meglio la visita e stimolarlo comunque a renderle interessante quell'esperienza. Perché se viene lui, può darsi che venga anche suo figlio, come la nonna, come lo zio, come il nipote. Se viene solo lui, va bene lo stesso. Ma se nel momento in cui vedo un interesse e ho una strategia per raccogliere altri interessi, è anche questo una strategia di comunicazione legata a condividere dei contenuti nel momento opportuno. Ho sbagliato? Eccomi. Ho spoilerato tutte le slide che avevo prima, ma niente di segreto. Escape Room è un'altra strategia per in qualche modo fidelizzare o tenere agganciato l'utente, e questo lo si può fare ad esempio, in questo caso lo vedete su laboratori più scientifici, quindi come utilizzo la realtà virtuale o la realtà immersiva, se vogliamo esagerare, all'interno di nuovo di una sorta di gioco, di stimolo a trovare le soluzioni, a trovare il modo per superare il livello e fondamentalmente invogliare l'utente poi a fruire i contenuti, a visitare le strutture. Anche questo sulla gestione dei percorsi di fisica, come in qualche modo stimolare
ovviamente un certo target di utenti nella visita, nella fruizione di certi contenuti, anche questo in caso utilizzando tecnologia. Un altro aspetto che vediamo molto interessante è come legare i vostri contenuti con la didattica e quindi creare sempre attraverso la digitalizzazione, sempre attraverso questi strumenti informatici, un percorso che è a supporto della didattica, che vuol dire di nuovo farsi conoscere, rendere fruibili i contenuti, che vuol dire in qualche modo agganciare il più possibile il target di utenza differenziata. Adesso in questo caso il soggetto con cui, il nostro associato con cui abbiamo condiviso questo percorso lavora soprattutto con i ragazzi, i più giovani, e addirittura loro hanno messo a disposizione sia uno spazio fisico dove fare proprie attività di laboratorio, dove le opere vengono replicate, digitalizzate o fatte in 3D, o replicate in 3D in qualche modo per poterci veramente giocare e quindi rendere questa fruizione, che può essere o virtuale o anche attraverso oggetti replicati, anche un gioco, ma anche una piattaforma informatica a supporto di questo percorso, come anche il kit didattico inteso come una serie di contenuti e una serie di strumenti che permettono di sviluppare dei percorsi di didattica. Un altro aspetto che mi permetto di condividere con voi è questo sullo storytelling. Ci sono tanti modi, c'è chi sostiene che non c'è il modo migliore per farlo, ma c'è sicuramente il kit di strumenti per muoversi. E anche perché a volte, fatto l'investimento in una direzione, aggiungere qualche altro strumento, il delta di investimento in più è minimo. E quindi nel momento in cui penso a un primo percorso, se ho già chiaro che voglio fare anche il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, l'investimento lo posso orientare per raggiungere anche il quinto obiettivo, anche se magari il primo anno raggiungo il primo, il secondo anno il secondo, il terzo, ma creo le basi solide per poter fare questo percorso. E quindi guardare gli aspetti del libro, lo spazio web, i minigames, la formazione, i percorsi educativi, i percorsi di visita, la giornata tema, i giochi, le sfide, l'insieme di questi kit di strumenti che mi permettono di rendere fruibili i nostri contenuti è sempre il modo migliore per poter poi fare una campagna di comunicazione adeguata e finalizzata al coinvolgimento del pubblico. Anche qui c'è un esempio che poi con calma potete guardare se pensate interessante. Mi aggancio al tema del 3D, ovviamente alcuni soci fra l'altro sono soci di più cluster, soprattutto quando si parla di enti di ricerca è più naturale, è chiaro che invece quando si parla di imprese, enti, fondazioni tipicamente sono molto più indirizzate alla filiera di riferimento, ma anche perché banalmente trovano persone con cui riescono a parlare molto bene, a confrontarsi molto bene, hanno lo stesso linguaggio e ci si confronta con maggiore serenità e maggior fiducia, e questo è scontato. E quindi come delle tecniche di restauro virtuale possono in qualche modo rendere fruibile, come abbiamo visto prima, dei contenuti riproducendolo in 3D oppure rendendolo proprio fruibile in quanto modello virtuale. Usciamo un po' da anche qui dagli schemi, anche se questo insomma non più di tanto, ma l'esperienza che ci riporta e che abbiamo sviluppato proprio all'interno del cluster con l'esperienza Lodovico è anche quello di integrare, come dicevo prima, ambiti diversi, settori diversi che si riconoscono all'interno del nostro cluster. In questo caso archivi, biblioteche, musei, e come questi possono lavorare assieme per migliorare la fruizione dei loro contenuti. E anche qui c'è un'esperienza che vi invito a visitare se potreste essere interessati. Fino ad arrivare a capire i musei aziendali e come questi possono interagire con i vostri musei, o se voi siete un museo aziendale come può interagire, non penso se siete qua, ma visto il target,
o come c'è questa possibile iterazione e quali sono i modelli di business che ci stanno dietro e quali sono i loro potenziali interessi nel collaborare con voi. E questo è un altro aspetto che penso valga la pena approfondire o quantomeno sapere che ci sono certe opportunità e valutare se questo può essere di interesse. Il tema del turismo, il tema delle scuole, della formazione, il tema degli appassionati, il tema di certi percorsi che si possono attivare anche creando delle collaborazioni esterne. Fino ad arrivare anche a aspetti che a volte mi stupiscono, ma mi facevano notare qual è il trend del turismo scientifico e quali sono le potenzialità nell'agganciare certe comunità scientifiche e qual è il valore aggiunto che poi lo si fa anche nel tema della conoscenza a livello internazionale, facendo anche banalmente delle iniziative che magari non sono proprio strettamente correlate a ciò che voi rappresentate, ma c'è una qualche affinità e quindi con questa scusa si possono comunque coinvolgere università, enti di ricerca, eccetera, e i loro partner internazionali, da cui la possibilità di lavorare anche in ambito internazionale sotto questo punto di vista. E ci sono dei numeri molto, molto, molto interessanti e abbiamo partecipato proprio a una conferenza internazionale come cluster in cui sono andati alcuni nostri associati per sviluppare questo tema e capire effettivamente come riportarlo sul nostro territorio. Perché associarsi penso sia abbastanza chiaro, comunque rimane nelle vostre slide. Ho completato, non so se vogliamo dire qualcosa sul cluster Innovate. Sì. Hai le slide? Se funziona.